Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. I familiari dei 5 operai morti sono venuti a Vercelli con le foto dei loro cari sulle magliette e un laccio nero al braccio. Giustizia sia fatta per i 5 ragazzi, nient'altro. I vecchi sindacalisti dicono che un corteo così quassù non si vedeva dai tempi degli scioperi delle Mondine. Da Roma è arrivato il segretario generale della CGIL. Finché la sicurezza è considerata un costo e non invece un investimento e non un vincolo sociale, è chiaro che queste situazioni non si cambiano. Allora non è il momento di trovare il capro espiatorio, cioè non è il momento di individuare la colpa di chi è il sistema che non funziona. I due capri espiatori di questa tragedia rischiano di essere i due sopravvissuti, che finora sono anche gli unici indagati, l'addetto di RFI Antonio Massa, che faceva da scorta al cantiere, e il capo squadra della ditta appaltatrice Sigifer, Andrea Girardin. Non ho mai dato loro l'autorizzazione per far cominciare i lavori sulla massicciata, conferma oggi davanti alle 3 PM in procura a Ivrea la testimone chiave dell'indagine, la dirigente della centrale di Chivasso. In 3 telefonate aveva spiegato che dovevano passare ancora 2 treni e uno, quello della strage, era in ritardo e quindi bisognava aspettare. Ma i magistrati stanno sentendo anche i colleghi degli operai per capire se aprire in anticipo il cantiere fosse un fatto eccezionale o non piuttosto una prassi, e se nel caso fosse dovuta alla pressione delle aziende per risparmiare sui tempi di lavorazione. Mariano, il nome è di fantasia, ha le stesse mansioni dell'addetto di RFI indagato, scorta sui cantieri, parla di spalle perché rischia il licenziamento. Purtroppo non è fuori dal comune, perché avvengono queste cose dovute alle pressioni che la dirigenza e i responsabili danno per far sì che i lavori vengano effettuati velocemente, e tante volte purtroppo le norme non vengono sottese a causa di queste pressioni. Capita che si cominci a lavorare prima che il treno sia passato? È capitato, è un sistema ufficioso. Giuseppe, 49 anni. Davanti alla prefettura di Vercelli una sindacalista scandisce i nomi dei 5 operai. Guadagnavano da 1.000 a 1.600 euro al mese, secondo l'anzianità e le notti lavorate.